Poi sapete che le partite si giocano anche su base di fattori imponderabili, nel momento in cui, come succede sempre, prendiamo due gol su calci passati, due tiri, due gol, siamo riusciti come dire, a portare a casa un risultato che poteva essere diverso, sarebbe stato diverso sicuramente nel momento in cui, avendo avuto quelle tre occasioni precedenti, se avessimo segnato. Quindi il calcio, dal punto di vista dei risultati, è legato a troppi fattori che non dipendono dalla nostra volontà. Mi auguro che sia uno spettacolo di sport dove i tifosi partecipino numerosi, ma soprattutto nel rispetto delle regole, per tifare la propria squadra del cuore, per sostenerla, perché l'apporto del pubblico è fondamentale, perché rappresenta il 12° uomo in campo e quindi possono costruire un valore aggiunto. Pioli è l'uomo che ha unito un po' tutto l'ambiente biancoceleste in questo momento. Ma Pioli è una persona altamente professionale, trasparente nei rapporti, dedito solo e esclusivamente al proprio lavoro e quindi si è estraniato completamente da quelli che sono gli aspetti ambientali e quindi fin quando riuscirà a mantenere questo profilo potrà esprimere al massimo le proprie potenzialità, le proprie qualità professionali e morali e quindi consentire alla squadra di intraprendere e di proseguire in un percorso che in questo momento è un percorso di valorizzazione delle proprie potenzialità e speriamo che ci rientrino pure una serie di giocatori che sono infortunati. Noi siamo stati anche, diciamo così, abbiamo avuto purtroppo degli infortuni importanti che hanno penalizzato la squadra, ma nonostante ciò anche coloro che hanno sostituito hanno interpretato al meglio perché il mister è riuscito a creare quel clima dove tutti sono titolari e lo devono dimostrare sul campo, con i comportamenti, con gli atteggiamenti e col modo di approcciare la gara. Presidente, il CONI vi taglia i finanziamenti del 40% quest'anno. Che ne pensa lei? È giusto finanziare, Adesso, distribuire meglio con le adesso io l'ho altre persone? detto, questa è una cosa che mi pare abbastanza superata, questo come dire, taglio di 25 milioni. Ha consentito, come dire, ha messo nella condizione la federazione di dover rivedere alcuni piani di investimento che aveva previsto. Abbiamo avuto degli incontri con le CONI, stiamo cercando di trovare una soluzione che peraltro potrebbe essere condivisa, ho detto sempre, di una persona che esce ferita ma non morta. Questo è importante, quindi stiamo trovando degli aggiustamenti, io penso che la ragionevolezza e l'equilibrio che hanno contraddistinto i comportamenti sia della federazione e mi auguro fino ad oggi anche quelle del CONI possano consentire di trovare un punto d'incontro che contempli le esigenze di tutti, sia del CONI di andare a valorizzare alcuni aspetti che in passato non erano stati valorizzati, sia quelli della federazione che ovviamente ha un complico istituzionale che deve assolvere e che deve avere le risorse idonee per poterlo assolvere. Scusi, close vale totti per lei? Ma adesso guardi, è un modo sbagliato di porre la domanda perché sono, l'ho detto poco anzi, due persone completamente diverse. Sicuramente Klose è un grande campione perché, a parte che adesso forse all'interno come dire, della propria compagine di squadra non tutti possono vantare il fatto di avere un giocatore che è campione del mondo e soprattutto capocannoniere dei mondiali, peraltro noi abbiamo anche il vicecampione del mondo che è Biglia, è un grande professionista, interpreta questo suo ruolo anche di riferimento per lo sport a 360 gradi, a livello non solo nazionale ma internazionale, con grande spirito professionale, con grande moralità, con grande anche dedizione ai valori fondanti dello sport. Cioè, è una persona che rappresenta veramente un esempio per i giovani e quindi l'entusiasmo che produce Totti diciamo, sull'altra sponda della capitale lo produce altrettanto Klose con un comportamento che viene preso ad esempio e che rappresenta uno stimolo soprattutto per i giovani per approcciare ai valori dello sport, che sono i valori fondanti della società civile. E il superamento di steccati di carattere sociale, culturale, economico, razziale, lo spirito di sacrificio, il merito, sono tutte cose che possono, l'umiltà,